Percentualmente rispetto alla prima ondata, sicuramente i pazienti che sono critici percentualmente sono inferiori come numero. Però è anche vero che è aumentato il numero in termini assoluti dei pazienti con Covid e quindi in termini assoluti aumentano anche i pazienti che purtroppo vanno in subintensiva e vanno in rianimazione per assistenza respiratoria. Siamo sicuramente intorno ai 200 pazienti attualmente ricoverati nel Cotugno. C'è un piano della direzione strategica che stiamo seguendo ora per ora, anche durante le notti, per cercare di aumentare i nostri posti letto, per aumentare la nostra offerta sia in ricovero ordinario. Stanotte sono stati resi disponibili circa, credo, altri 20 posti letto di una media intensità assistenziale. Verranno riattivati dei posti letto anche al presidio del Monaldi, quindi credo che porteremo la nostra offerta di posti letto, in base a quelle che sono le esigenze in questo momento che la Regione ci impone, intorno ai 240-250 posti letto per quanto riguarda l'azienda dei Colli. Posti letto che verranno divisi ovviamente fra ricovero ordinario, subintensiva e terapia intensiva. Devo dire per onestà che percentualmente rispetto alla prima ondata sicuramente i pazienti che sono critici percentualmente sono inferiori come numero. Però è anche vero che è aumentato il numero in termini assoluti dei pazienti con Covid e quindi in termini assoluti aumentano anche i pazienti che purtroppo vanno in subintensiva e vanno in rianimazione per assistenza respiratoria. Non sono pazienti più tanto giovani come abbiamo visto, diciamo, a settembre, ricoveravamo spesso ragazzi che tornavano dalle vacanze con polmoniti. Oggi quelli che ci troviamo sono sicuramente, probabilmente, i pazienti che hanno avuto contagio intrafamiliare, quindi i genitori, i nonni di questi ragazzi che sono tornati ad agosto. Sicuramente dobbiamo vedere innanzitutto se queste misure che sono state, diciamo, decise dalla Regione per quanto riguarda la Regione Campania, soprattutto il coprifuoco dalle ore 23 in poi, diciamo, se in un paio di settimane produrranno degli effetti benefici sulla riduzione della curva. Se questo dovesse bastare, io credo che probabilmente potremmo evitare il lockdown. Se c'è ancora una crescita dei nuovi contagi, probabilmente nel futuro potrebbe anche esserci un altro lockdown, però io sono, come dire, un inguaribile ottimista e spero che queste misure possano determinare una riduzione dei contagi e quindi la non necessità di fare il lockdown.